29 giugno 2014. Abu Bakr al-Baghdadi proclama il califfato. Nelle sue prime manifestazioni, il gruppo terrorista voleva mettere in discussione i confini definiti colonialisti, usando un vecchio nome geografico arabo, al-Sham, che comprende sia la capitale siriana Damasco, sia la più ampia regione detta Levante. L'equivalente arabo, al-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sham, viene abbreviato in Daesh. Al-Baghdadi, imam all'epoca dell'invasione statunitense dell'Iraq nel 2003, era un leader dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda. Tre settimane dopo la caduta di Mosul, proclamò il califfato. Secondo la tradizione islamica, i califfi dovrebbero appartenere alla tribù di Maometto e Abu Bakr al-Baghdadi vantava di discendere dal profeta. Una nuova denominazione, Stato Islamico, fu immediatamente legge. Chi si fosse ostinato a chiamare il gruppo Daesh sarebbe stato frustato sulla pubblica piazza. Il 27 ottobre 2019 gli Stati Uniti annunciano la morte di al-Baghdadi nel corso di un raid a Barisha, villaggio siriano poco distante dal confine con la Turchia. Pur di non farsi catturare, si era fatto saltare in aria con i figli, le mogli e alcuni miliziani fedelissimi.